Bentornati a tutti i telespettatori di Classe NBC e bentornato a Tommaso Migliore, M.M. Buongiorno Tommaso e grazie della disponibilità. Ciao. Allora, per chi non conoscesse M.M., noi abbiamo avuto modo di conoscerci qualche anno fa. M.M. è una società italiana specializzata nello sviluppo di intelligenza artificiale, chiaramente rivolta ai mercati finanziari. Siete in pochissimi nel mondo a fare questo, noi abbiamo un'eccellenza. Voi siete tutti giovani e noi abbiamo cominciato a seguirvi, Tommaso. Quando eravate, in quanti eravate? In 7-8? Ma eravamo probabilmente in 7-8, oggi siamo oramai una sessantina. La nostra sede in realtà principale è Londra, però abbiamo un hub importante di sviluppo qui a Milano e adesso stiamo capendo come entrare nel mercato americano. È complicato. Allora, parliamo un po' di Sphere. Questo è il nuovo tool, come lo possiamo chiamare così? Piattaforma, sì, è una piattaforma presentato da poco, tra l'altro, a disposizione non solo degli istituzionali che già in parte la usano. Sì, 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 è un prodotto per clientela istituzionale. È interessante vederlo per capire proprio come praticamente l'intelligenza artificiale viene applicata nel mondo istituzionale. È uno strumento abbastanza rivoluzionario, non tanto per la piattaforma di per sé, ma perché cosa rappresenta. Io sono fermamente convinto che l'umanità sta per fare un passo avanti molto importante, entrando in quello che noi definiamo assisted decision making, ovvero computer che sono in grado di supportare nel prendere decisioni e dove il meglio dell'essere umano e il meglio della macchina possono collaborare insieme. Io dico sempre una cosa, la macchina delivera, non si stanca, non si stufa, non si annoia, tendenzialmente non commette errori. L'essere umano però è in grado di sorprendere, fare cose che non ti aspetti, cose diverse, cose molto creative. Unire queste due cose insieme è di grande valore. Nel mondo degli investimenti avviene proprio tramite Sphere, che è questa piattaforma che permette di unire l'esperienza di un gestore umano sui mercati con quella che è l'intelligenza artificiale che si adatta ai problemi. Allora io ti metto alla prova, a te e al tuo sistema di intelligenza artificiale. Voglio sapere adesso cosa sta valutando l'intelligenza artificiale nell'attuale situazione finanziaria. Poi partiamo anche dal cosa ragiona, da dove prende le informazioni per arrivare anche alla soluzione. Soluzione, se si può chiamare soluzione. Assolutamente. Ma si può chiamare posizionamento, chiamare, diciamo, che cosa in questo momento sono le opportunità, il set di opportunità che ci sono sul mercato. Allora, innanzitutto la nostra tecnologia si poggia su due pilastri. Una parte che cerca di replicare l'esperienza umana, sì, usando tante esperienze sui dati macroeconomici, fondamentali e dati di mercato. E una parte invece proprio di contesto di regime di mercato. Visto che tu giustamente dici cosa vede in questo momento, forse ecco, è il caso di partire da che cos'è il contesto di rischio in questo momento. Quindi si parte dal rischio? Si parte dal rischio, perché alla fine investire vuol dire prendere rischio e calibrarlo bene tra di loro, calibrare i rischi bene tra di loro. Cercare quindi di sempre prenderne il meno possibile, però. Il meno possibile, ma visto che è purtroppo impossibile, il meglio possibile, ovvero prendere dei rischi e combinarli bene tra di loro. Allora, qua siamo dentro la piattaforma già, okay? Assolutamente sì. Sphere, da cosa partiamo? Allora, quello che adesso stiamo vedendo, proprio per dare un contesto anche vista l'apertura tragica che hai appena... Sì, no, tragica, magari no, diciamo speravamo un po' meglio. Speravamo tutti un po' meglio, però per dare un po' un contesto di mercato, visto che l'equity è l'asset class più... diciamo che un po' che guida i mercati, certo, dal punto di vista sicuramente di rischio. Vediamo qui un'analisi su quello che è il contesto di rischio in questo momento sull'Europa e poi tra poco sugli Stati Uniti. Okay. Okay? Quindi partiamo da qua, market regime analysis. Market regime analysis. Allora, cioè stringiamo qua, eccolo qua. In che regime ci troviamo? Previous regime, last day 22/06/2022. Cosa quindi significa? Allora, che cosa significa? Il mondo... I mercati possono essere rappresentati in regimi di rischio, sì, diciamo un regime di rischio basso con una volatilità controllata e una certa dispersione dei rendimenti, sì, okay? Sì, di solito più positivi, che possiamo vedere con queste distribuzioni qui, sì, una fase invece di rischio più laterale, questa distribuzione qua, esattamente, okay, sì, quindi allora, vuol dire che diciamo di qua abbiamo un mercato, diciamo, con una tendenza forte, una dispersione dei rendimenti controllata, okay, che è un po' il mercato che tutti sogniamo sempre. Però il mercato poi spesso è in fase laterale, con alta volatilità e determinata dispersione. Dispersione che cosa vuol dire? Prendiamoci un secondo per capirlo bene. Vuol dire come i titoli, i settori, le asset class si muovono tra di loro. La dispersione non è sempre negativa.
perché quando c'è dispersione ci sono anche opportunità. Quindi la fase laterale non deve essere vista necessariamente come una fase estremamente negativa. Certo è che bisogna fare attenzione. E poi c'è la fase di alto stress, che invece vuol dire alti drawdown, vuol dire quasi una dinamica di risk off, cioè uscire dal mercato che il contesto di rischio non premia. Ok. Qual è la prima analisi interessante? Sì. Che se noi vediamo l'Europa, qui sotto che cosa vediamo? Qui vediamo lo storico, okay, e va. Poi andiamo a vedere attualmente com'è, sì, il contesto, per esempio negli ultimi year to date, del mercato europeo. Cioè il mercato europeo è stato in una fase gialla, in un regime laterale, tranne in alcuni momenti in cui è andato in un regime rosso, stress, di alto stress. Ah, e okay, sotto, se noi vediamo le probabilità, che sono questo grafico, sì, quindi... Come sempre uno pensa che un'intelligenza artificiale arrivi a dire ci troviamo in una fase di rischio alto, di rischio basso e lo faccia in maniera binaria, no? On off. Non è così, è sempre un'analisi probabilistica. E sotto si può proprio vedere questo, no? Si vede le tre probabilità, vedi come questo grafico mostra l'evoluzione delle probabilità. Se noi prendiamo year to date... Allora, il verde è il growth, il rialzo, il giallo è la fase laterale e il rosso è l'high stress. High stress, bravissimo. Ok. Guarda per esempio year to date, no? Oppure gli ultimi, diciamo, l'ultimo anno, l'ultimo periodo. Ok, questo è year to date, quindi novembre, a occhio cosa sarà? No, beh, qua se me l'hai allargato così è l'ultimo anno più o meno. Sì, è più o meno l'ultimo anno, no? Ok. Vediamo che in realtà abbiamo avuto una forte prevalenza... Sì, questo è ottobre sicuro, sì, scusa, perché c'è il year, picco questo è l'ultimo anno. Okay, l'ultimo. Vedi che noi arrivavamo da un anno fa dove stavamo con una fase di growth al 31%, una fase laterale al 46%, una fase di alto stress al 23%. Al 23. Adesso? Adesso per il prossimo mese il forecast è questo. Growth, questo è per il prossimo mese? Sì, quello che vediamo. Quindi dal 10-24-22 al 10-31, al 31-10-2022? No. Esattamente, no, questo qui è la finestra di Zoom, ma tu devi vedere i numeri sotto, quindi gli ultimi numeri ti dicono qual è la probabilità per il prossimo mese. Quindi 3% di growth, 55% di fase laterale e 41% di lateral stress, quindi non è che già aspetta... Non è una bella fotografia. Non è una bella fotografia. Però che cos'è la cosa che dicevo? Pensiamo questo, quando c'è una dispersione, cioè quando i titoli si muovono in maniera... con i movimenti ampi tra di loro, sì, per esempio sul mercato, sì, azionario, in realtà è un momento di opportunità, perché si possono cogliere delle opportunità di mispricing, cioè delle opportunità dove di prezzi bassi oppure di mancato o un prezzaggio sbagliato da parte del mercato in quel momento. Opportunità. In una fase di crescita invece paradossalmente le opportunità sono minori, a quel punto si tratta più di essere a mercato, no? I mercati salgono un po' tutto è molto correlato, si sale. Nella fase laterale ci sono delle opportunità. Ti faccio vedere com'è il contesto invece americano. Il contesto americano... Questa era Europa. Vediamo questa era l'Europa. Quindi cambi lì e diventi Europa-US. Okay. Contrariamente a quello che vedevamo prima, ti ricordi che l'Europa era in una fase, è in una fase laterale ma veniva da una fase di stress, il mercato americano è l'opposto. Cioè il mercato americano in questo momento, l'intelligenza artificiale lo vede molto più rischioso del mercato europeo. Molto più rischioso del mercato europeo. E infatti se noi vediamo la fotografia dell'ultimo anno dal punto di vista di regime, vedi che è quasi tutto rosso. È praticamente quasi tutto rosso. Sì. E se lo vediamo dal punto di vista di probabilità dell'ultimo anno, vedi che la fase rossa, che prima dall'altro lato... Alta. Sì, prima avevamo al 55% la fase laterale... Interessante questo. Quindi l'intelligenza artificiale vede la fase più rischiosa sull'America lungo il prossimo mese. Sì. Ed effettivamente non lo vediamo da adesso. Io avrei pensato l'Europa. Ma questo è quando io parlo del concetto di, ed è un concetto che stresso sempre, l'unione dell'uomo e della macchina. Dovessi aver detto io all'inizio della guerra in Ucraina, che cosa sta succedendo sui mercati, che l'Europa... In virtù, in ragione della guerra in Ucraina. Ma io avrei detto che l'Europa sarebbe stato un mercato che avrebbe fatto molto peggio dell'America. Invece, se noi vediamo da inizio anno, l'America sta soffrendo molto di più dell'Europa. Però è interessante perché l'intelligenza artificiale non vede alla guerra, non vede a delle dinamiche, emotive. Vede solo al contesto di rischio. Il contesto di rischio in questo caso non mente. E poi la cosa bella è che questo contesto di rischio non è soltanto dal punto di vista di mercato aggregato, ma è anche dal punto di vista dei settori. Ora... stessa cosa, verde growth, giallo laterale, esatto, rosso laterale, sì.
Allora, questa qua è la matrice su utility, sui settori. Sui utility, settori. Materiali, information technology, industriali, healthcare, financial, energy, consumer staple, discretionary e communication service. Esatto. Vedi questa che... è l'America, giusto? Questa è l'America. Un attimo... Ah, va bene. Questa è l'America, ti dice il counter, no? Ti dice in questo momento ci sono sei settori in high stress, un settore in fase laterale e tre settori... Ah, perfetto, me li raggruppa qua. Esatto. Volevo vedere, però ce l'ho già qua. Esattamente. Quindi communication service, consumer discretionary, rosso, consumer staple, healthcare, industria... Cos'è che va bene? Niente di growth. Niente, niente. È solo il material. Growth, sono... growth in America non esiste, ma anche in Europa. Diciamo che in questo momento il contesto... Ecco, mettiamo l'Europa. È abbastanza... diciamo non così premiante, però guarda come la fotografia cambia. Vedi che cambia, però di growth non c'è niente. Growth non c'è niente, però c'è più fase laterale. Più fase laterale. Ricordiamo una cosa: fase laterale per i settori è un momento di opportunità. Perché la fase laterale, lo ripeto di nuovo, vuol dire quando sostanzialmente c'è parecchia entropia, cioè c'è molto dispersione dei rendimenti. E quando c'è dispersione, accadono le opportunità. Tecnicamente questo, cioè tecnicamente si dice questo: se la volatilità fosse a zero, cioè che i mercati fossero perfettamente, diciamo, efficienti con pochissima volatilità, l'unica cosa che uno può fare è beta, cioè prendere, esporsi al mercato con più sensibilità ai movimenti. Quando invece c'è tanta dispersione, allora vengono fuori le opportunità. Perché ci fattore sono fattore di correlazione beta. Bravissimo. Zero poca correlazione, uno correlazione perfetta. Esatto. Va bene. Quindi le opportunità non mancano in realtà. Ok, dove sono? Dove sono? Andiamolo dove a vedere. Dove sono queste opportunità? Allora, andiamolo a vedere. C'è la possibilità di vedere, ti dice dove sono le opportunità. Ti dice dove sono le opportunità, nel senso la cosa bella è che proprio assisted decision making vuol dire proprio che in ogni punto del processo di arrivare a una decisione di portafoglio, di posizionamento, l'intelligenza artificiale cerca di darti quella che è sempre la propria visione che può interagire. Dov'è l'opportunità? Allora, lo vediamo qua, l'opportunità è in Giappone. In Giappone, l'azionario giapponese... Ma quelli stampano moneta più non posso, quindi ci potrebbe anche... comprano ETF e tutto, quindi potrebbe anche starci... L'azionario giapponese è interessante, l'azionario americano non è così interessante, in questo senso noi diciamo che è un underweight, mentre è un overweight il mercato giapponese. A livello di settori però, nelle nostre economie, diciamo Europa-americana, logicamente economie diverse, opportunità diverse, chiaro. Qui in questo grafico che cosa vediamo? Vediamo quello che è... overweight, cioè dove noi pensiamo essere, diciamo, bisognerebbe essere lunghi o corti, mettiamola così, quindi lunghi su energy in Europa. Allora, che sono le punte, le blu. Bravissimo. Okay. Guarda la linea blu. Consumer staple, healthcare e information technology. Invece stare lontano dagli industriali addirittura e dai consumer discretionary e consumer communication service. Esattamente. Ah, quindi sostanza... non avrei mai detto. No, esattamente, un posizionamento che la cosa bella è che è basato sui numeri. Ok, non, a noi piace dire, è un modo di vedere i dati attraverso una lente di intelligenza artificiale. Chiaro. Logicamente economia diversa, settori diversi. Questo è l'Europa, questi sono gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti al volo stare lontano dal communication service, comprarsi energia chiaramente, consumer staple, IT, information technology, healthcare. Però sembra... No, è molto diverso in realtà, adesso ci soffermiamo. Innanzitutto i financials, te li segnalo che sono in underweight. Ah. Information technology, è vero che information technology in Europa praticamente non è esistente rispetto a quello americano, ma per noi è un'opportunità di convergenza in media. Nonostante tutto quello che sta succedendo in questi momenti, che prima in apertura hai ricordato che cosa sta accadendo proprio sull'infotech americano, in realtà però c'è una forte probabilità di convergenza in media e quindi risulta interessante. Pensate. Sì. Allora, siamo praticamente in chiusura. Avevamo in ballo un portafoglio. Riusciamo a fare un portafoglio? Sì, assolutamente. Perché voglio fare un portafoglio, ma proprio al volo, mi devi dare solo un minuto perché sono già fuori tempo massimo. Allora, classe NBC, perché poi quando torni la prossima volta voglio vedere come è andato il mio portafoglio. Esattamente. Dai. Facciamo il portafoglio classe NBC, un portafoglio, facciamolo multi-asset, che così possiamo valutare. Mettiamo la base currency in euro. È molto importante il concetto di valuta di base. Sì, per sì, capire... io non voglio il rischio hedge. Vai, vai. Esatto. Euro. Che asset class vogliamo investire? Vogliamo fare un portafoglio globale? Sì, sì. Azionario, vogliamo mettere un massimo e un minimo diverso? Fai azionario, sì, dai. 30-70? 30-70. Lo teniamo così, mettiamo magari le commodities.
Mettiamo un 0,15 di commodities. No, niente cash, io voglio essere tutto investito. Benissimo, niente cash. I settori li lasciamo tutti, aggiungiamo le commodities. Magari mettiamo queste due. Cosa? Precious sì, anche se non sono più... No, voglio l'industrial metals, non vai, mettiamo il precious. Industrial metals e... Fai sempre 20-70 così almeno, eh? Sì, esattamente. Allora, e energy, beh, quella non può mancare. Energy è un'opportunità che non vogliamo toglierci. No, figurati, l'unica cosa che sale. Ok. Poi, che cosa sta succedendo in questo momento? L'intelligenza artificiale ha già precalcolato il rischio target di questo portafoglio, okay, che può essere ulteriormente modificato. Quindi posso modificarlo io se voglio meno rischio o più rischio? Puoi modificare in base a questo? In base a lui questo. Lui me lo calcola di default e poi io lo aggiusto. E lui cosa fa? Pondera poi le cose in base al rischio che ho scelto io? Esattamente. Okay. Però poi arriviamo al punto dove veramente uomo e macchina ragionano insieme. Ti ricordi i regimi di cui abbiamo parlato poco fa? Sì, regime sì. Di rischio, eccetera. Esatto. Allora, Sphere, l'intelligenza artificiale, ti dice in questo momento che contesto di rischio vede per i prossimi 3 mesi e ti dice: guarda, a livello di mercato multi-asset abbiamo un 14% di fase di growth, 31% laterale, 55% high stress. Emery, qual è la tua visione da qui a 3 mesi? No, beh, ci sta, high stress. Lo vedi più rischioso? Vedi che modificando sì, qua sopra noi possiamo... posso anche modificare... certo. Ho capito. Allora sì, un filino più rischioso lo metterei al 62, dai. Mettiamo al 62, magari mettiamo la fase laterale anche un po' sì, più elevata. Sì, un po' più lunga, fai esatto. Fino a un 10, un growth, così siamo a posto. Esattamente. Basta, chiuso. Questo contesto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato il posizionamento macro di tutto il portafoglio. Adesso io premendo next, in realtà poi qui volendo possiamo modificare anche tutte no, le variazioni. No, non esageriamo, se modifico tutti i parametri esatto. Non usciamo più. Che cosa sta accadendo? Che Sphere sta processando il portafoglio e non sta creando soltanto un portafoglio, ne sta costruendo... I sottostanti, i prodotti... Cosa sono? Li fa lui da solo? Sì. ETF? Allora, puoi scegliere l'universo investibile, in questo caso l'abbiamo fatto in indici, come vedi tu. Ok, tutti. È un portafoglio però posso in indici. Scegliere se voglio... Puoi scegliere tutto, puoi scegliere l'universo investibile, eccetera. Vedi, un portafoglio con tanto equity, diviso sia dal punto di vista geografico, US equity... Ah, pure il peso mi dà. Certo, ti dà peso, posizionamento. C'è tanto fixed income, soprattutto sul governativo short europeo e sul medium europeo. Quindi okay. Una duration un po' più corta. Ok. E poi abbiamo tutto un posizionamento sui settori che magari poi la prossima volta possiamo soffermarci e analizzare. Blocca tutto, salva. Domanda, vuoi sapere cosa farebbe se ci fosse Lehman Brothers? Sì. Crash? Sì. Questo qui è il posizionamento. Quindi abbiamo una what ifs analysis che ci mostra come il portafoglio si comporterebbe. Con il cigno nero. Con il cigno nero. Quindi se succede Lehman Brothers, capisci con un colpo d'occhio che si tratta di un portafoglio molto difensivo. Questo se accadesse un comportamento simile al Covid, piuttosto che, se ti ricordi, la crisi del debito sovrano del 2011 in Grecia. E quindi questo... aiuta a complementare. Ti dà la possibilità di capire se succedono i fattori critici, come va il tuo portafoglio o meno. L'hai salvato? Salvato e da monitorare. Il portafoglio, tra l'altro, non è uno, ma dicevo sono 21, per quello anche Sphere, perché sono 21 portafogli con delle variazioni sui vincoli intorno a proteggere il portafoglio centrale. Spettacolo. L'hai salvato? Salvato. Prossima volta che torni vediamo come sta andando. Possono essere, è un Sphere può essere utilizzato dagli istituzionali chiaramente, retail, si può scaricare, si può provare? Per adesso ancora no, magari un domani è un portafoglio, è un prodotto istituzionale. Ma nel per senso... gli istituzionali cosa devono fare? Devono chiamarvi? Sì, devono chiamarci, devono chiamarci, devono andare sul sito e registrarsi. Il sito qual è? Così è... mdotem.eu. Tommaso Migliore, grazie mille Tommaso. Grazie a voi. Alla ciao, prossima, voglio vedere come andrà. Grazie tanto. Ciao. Ora andiamo in pausa, restate con noi perché abbiamo ancora molti approfondimenti da fare.